La Sagrada Famiglia di Barcellona si avvia lentamente verso il completamento, anche se non sarà finita come si sperava prima dello stop per Covid, entro il 2026, anno del centenario della morte del suo creatore Antonio Gaudì. Ma il nuovo traguardo è l'inaugurazione della seconda torre con la supervisione di Jordi Fauli, il settimo architetto capo della Basilica, che assicura la fedeltà al progetto. Gaudì solo ha dibujato. Gaudì ha previsto tutto, la posizione, l'altezza delle torri e la loro forma generale, proponendo che la forma concreta venga modellata proprio sulle caratteristiche della sacrestia e anche della cupola che ha lasciato proprio in un modello di gesso. Quello che abbiamo fatto noi nell'ufficio tecnico è stato studiare molto bene la prima sacrestia e poi con i sistemi di disegno parametrico abbiamo trasformato la sacrestia nella Torre di Gesù, della Vergine Maria e dei quattro evangelisti. Per l'occasione è stata issata una stella di 5 tonnellate e mezzo che illuminerà la città di Barcellona. A progetto ultimato, la cattedrale avrà 18 guglie, la più alta delle quali raggiungerà i 172 metri.